It's me, Mario! Bentornati sul canale di Access00, siamo qui con un nuovo video di Super Mario Maker, siamo con i vostri livelli ovviamente, me ne avete mandati una caterva negli ultimi giorni, oh mio Dio! Allora, io cercherò di soddisfare ovviamente tutte le vostre richieste possibilmente e tra l'altro ci tenevo a dirvi anche un'altra cosa, che creerò oggi, presumo, un post sul Miiverse apposito per farvi scrivere il nome, cioè il numero, l'ID dei livelli che mi volete mandare, che volete che io faccia. Per un motivo, perché altrimenti me li mandate, diciamo, sparsi, ovviamente, giustamente, me li mandate sparsi nei vari post del Miiverse, del mio Miiverse, e non ci capisco più assolutamente niente, quindi farò quest'oggi, già in questo momento, cioè nel momento in cui vedrete questo video, troverete già quel post, magari lo scriverò di Super Mario Maker, non scriverò, scrivetemi qui sotto gli ID, ma troverete comunque un post su Super Mario Maker, e voi lì scrivete appunto tutti gli ID che volete che io faccia, ovviamente massimo 2 a persona, mi raccomando, ricordatevelo, massimo 2 a persona, non ne porto di più sul canale, mi raccomando. Lo faccio per un motivo di ordine, perché altrimenti veramente non ci capisco più assolutamente niente. Quindi da quante me ne state scrivendo? Da Natale è stato un botto clamoroso. Quindi allora siamo qui con questo 31 dicembre, ultimo dell'anno, con il primo livello di Matteo di Ultimate Level, a metà di New Super Mario Bros. Io percentuale vittoria 0, ma finiamo bene l'ultimo dell'anno, tentativi 61 riusciti 0, benissimo, quindi finiamo in allegria tutto questo e vediamo un po' di riuscire a fare qualcosa. Tra l'altro, caro Matteo, vediamo un po' cosa hai preparato, vediamo un po' se riusciamo a morire. No, Dio mio, no, no, ok, ok. Allora, facciamo una cosa. Che tra l'altro il Bowserino lì aveva saltato, il maledetto Bowser. Quindi io non l'avrei neanche preso, maledetto lui. Ma se lo tiro di sotto è uguale. Sì, oh mamma mia. E vediamo un po' se ci... No, aspetta. Perché forse io penso che se salto subito magari ci riusciamo. Allora qui vediamo un po'. Ecco, ok, così mi piace. Dopo... Ho iniziato malissimo oggi, mamma mia. Sembro veramente uno che non ha mai giocato a Super Mario Maker, a quanto pare. Se continuo così, sembro veramente uno di loro. Vai così, dopodiché. Allora, Ale, con calma, perché tanto il tempo ce l'hai. Quindi, con calma. Muori con calma, ecco. La soddisfazione è questa. Ah, ok, a posto. Quindi, entriamo. Ok. Non avevo visto che c'era... lo spazio di sotto, perfetto. Facciamo un po' ancora più spazio. Magari questo portiamocelo dietro che non si sa mai. Ma lassù io ci dovrei anche andare, possibile. Oh, no. Per guardare le piante carnivore mi sono scordato il Twomp. Maledettissimo Twomp. Io qui tutte le volte mi viene da saltare. Ah, tra un attimo quando torno lì. Ok, allora siamo ritornati qui. Ora stavolta freghiamoli. Prendiamo i top e io mi sono beccato il guscio tra i denti, bellissimo, ok. Alla grande, grande, anzi nel naso, calcolando il naso di Mario. Ok, allora stavolta non ho gusci a rompere le scatole, ma ho le talpozze qui che potrebbero dare parecchio fastidio. No, le frega, no! E io entro, attenzione! Ok, siamo entrati, allora, andiamo un attimo. Cosa? Ah... Forse era meglio passare lì sopra invece. Oddio mio, quanti pallottoli Wilman. Noi li freghiamo in questo modo agilmente. Boh, vieni qui. Passiamo. Slalom tra i pesci. Attenzione. Lo slalom tra i pesci. Pesci smack. Attenzione. Ok, credo si chiamassero pesci smack. Per una volta che forse ho beccato un nome, ragazzi. Abbiate felicità per me, ecco. Ok, questi invece li odio, li ho sempre odiati e li odierò sempre, perché io ora non posso andare più in basso. Ok, siamo arrivati in fondo, incredibile, cioè in fondo a questo pezzo. Attenzione, dove sbuchiamo? Ok, sbuchiamo in un posto brutto, veramente, veramente molto, molto brutto. Tipo quel, ok. Quindi dovrebbe fare spazio. Io ho paura di tutto ciò. Ma noi passiamo così con... No! C'era il checkpoint lì! Maledetto me! Grazie per aver messo i checkpoint comunque! Grazie, veramente, grazie, grazie di cuore! Molto, molto gentile!
E stavolta voglio provare a passare di sopra per curiosità. Dove andiamo a finire? Tanto così per provare, visto che prima sono passato di sotto. Oh, fuggozzo, attenzione! Grande, c'erano anche le stelle. Ah! La chiave inglese! Mamma mia, la chiave inglese! Me la sono ritrovata a un millimetro da Mario! Grande Mario, che con agilità ce l'ha fatta anche stavolta! Qui invece... Ok, no, invece ce l'abbiamo fatta anche grandi noi! Grandissimi! Allora, con Mario grande effettivamente mi sento un pelino un po' più tranquillo a girellare tra questi pesci. Comunque, più che altro dopo con i vari cosi, gli octopus. Attenzione, vediamo un po'! Sempre in mente Octoted, delle sketch. Serie che potete trovare sul canale quando vedo sta roba, tra l'altro. Attenzione, ci riusciamo grandissimi in questo modo. Ok, quindi siamo finalmente ritornati qui. Quindi ora evitiamo magari di fare cavolate, perché non è difficile sta parte. Tra l'altro abbiamo anche il Mario grande, quindi stavolta dovremmo riuscirci abbastanza agilmente a passare di laggiù. Ecco, le bombe hanno fatto lo spazio, quindi noi ora passiamo tranquilli e rilassati e andiamo direttamente. Checkpoint! Grandi così, scusate il silenzio, ma ero praticamente terrorizzato dall'idea di non riuscire a fare niente. Qui dove andiamo? Niente, da nessuna parte. Ok, perfetto. Ma qua sopra magari? No, nulla. Pensavo una scoccia, sapete, un qualcosa magari che mi permettesse... Oddio mio, quel martello quanto mi è passato. Che mi permettesse, dicevo, di scorciare in qualche modo. Io volevo passare di là su sopra per qualche ragione. Pensavo ci fosse una strada, invece non c'è assolutamente niente. Quindi benissimo. Salve! Salve a tutti, guardate come li ho schivati! E non... Sì, l'ho schivato ancora! Sì! Ora! Vai, 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 Mario! Vai, Mario! Vai, Mario! Oh, maledizione! Bellissima sta parte finale, è anche bella tosta, tra l'altro! Mamma mia, che casino! Avessi avuto un fiore, in effetti, quella parte sarebbe stata notevolmente più... Ah, più semplice! Molto più semplice! Il problema è che qui... io non ho il fiore praticamente. Ma se passo con l'invulnerabilità grandi in questo modo. E ora via. No, 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 no. Maledizione, devo prendere. Devo prendere Bowser Jr. E io non ho spazio. Bowserino, vieni qui. Bowserino, vieni qui. Ok, perfetto, in questo modo, alla grande. E uno preso. Dopodiché. No. E due presi. Aiuto. Mamma mia, che rischio. Ci sono anche le palle di fuoco di Bowser Senior. No. Perché l'ho sparata proprio lì davanti a me? Tra un attimo quando riesco a fare quel pezzo. Attenzione, grandi così. Allora, abbiamo preso questa cosina. Quindi saliamo qua su e ok. Io qui provo a saltare altissimo. Stelle, mo vieni qui, Yoshi. Guardate che soddisfazione. Attenzione, il tutto di fatto. Il tutto di fatto, ma non usciamo vivi di qui. Io sbaglio. Attenzione. Mi vuoi dire che mi ha intrappolato qua su sotto? Ah no, ok, c'è il Paoli sotto, perfetto. E c'è anche l'altro, ma noi possiamo uscire anche di qui oppure siamo intrappolati per sempre comunque? No, perché non vedo via d'uscita. E sì, mi sa che siamo un attimo fregati. Cioè, mi vuoi dire che siamo chiusi qui? Cioè, sul seriously? Allora, sono tornato indietro perché praticamente... Visto che la sua era semplicemente una trollata, in quanto non andavamo da nessuna parte, quindi ho detto ok, proviamo a passare di sotto e sconfiggiamo Bowser. Perché ci sono, cioè ci sono morto, e tra l'altro sono stato un genio, perché ho dovuto, praticamente ho fatto ricominciare a capo la partita, e quindi mi sono ritrovato all'inizio del livello, ho dovuto rifare tutto quanto. Ma quello è colpa mia? No, ci voglio arrivare col fiore, ci voglio arrivare col fiore lì in fondo. E maledizione, non nascerà mica Bowser, eh? Ok, perfetto, tante volte non si sa mai, magari un tubo che spara Bowser all'infinito. Tra l'altro, si può fare una cosa del genere? Non, ora mi è venuta in mente ora così a caso, ma si può mettere un tubo che spara Bowser all'infinito? Cioè, perché non ce ne può essere più di tre in contemporanea in un livello. Ma un tubo con Bowser dentro si può mettere, cioè che escono eventualmente? O chiedo, è così? Magari fatemi sapere. Ce l'abbiamo fatta, primo giocatore a finirlo grandi in questo modo. La stella te la metto perché il livello mi è piaciuto. Discretamente tostarello, neanche troppo però abbastanza tosto. Quella trollata finale era bastardata di quelle clamorose, però ci stava tutta, dai, ci stava tutta. Alla fine solo io che sono scemotto e quindi ho fatto ricominciare a capo invece di morire, grazie, grazie tra virgolette, a quel pallottolo Bill in alto, che comunque c'è verso morire senza ripartire da capo. Sono io che sono un genio. Quindi a tra un attimo con il prossimo livello. Grazie Emanuele e alle altre due persone. Grazie Ciro per aver affrontato Sky Battle. A tra un attimo con il prossimo livello.
livello. Grazie Salvatore! Il secondo livello che vi porto quest'oggi, questo 31 dicembre, siamo ormai all'ultimo dell'anno di White, si chiama Buon Natale, ok, un po' in ritardo l'ho portato, ma è carino, cos'è un dinosauro? Cos'è quell'affare in fondo che spara monete, che tira monete? Sembra un dinosauro che cosa monete. Sembra carina l'immagine lassù dello schema, dell'anteprima, diciamo, in alto. Comunque, a metà di New Super Mario Bros. U, tentativi 184, riusciti 7, percentuale di vittoria 3,80%, ma che bei livelli semplici semplici oggi che ci abbiamo. Allora, vediamo un po', caro White. Se oltre a essere carina l'anteprima, è veramente fatto bene anche il livello. Vediamo un po' il fatto che abbia. Bene, ottimo, perfetto. No? Ok. Ah, ho capito che morirò molto presto. Allora, presumo che debba entrare lì nel centro oppure semplicemente correre all'impazzata. Allora, riproviamo un attimo. Proviamo con la tattica di correre più lungo possibile. E questa sembrava funzionare. Vai, così ce l'abbiamo fatta. Grandi in questo modo. Ok, comunque funziona. Sono io che ho sbagliato diverse volte, ma funziona. Bravo per aver messo le monete che ti indicano il percorso da utilizzare. Oddio mio. Ok. Non avevo visto l'ascensore. Bastava aspettare l'ascensore. Bene, cioè l'ascensore, via. La piattaforma. Ottimo in questo modo. Le monete certo le potrei anche prendere, già che ci sono, effettivamente. Allora, andiamo qui, poi... Qui sopra devo salire? Devo cercare di non morire prima di tutto, magari. Che sarebbe già una gran cosa. Magari. Ci vediamo un attimo quando torno lì. Attenzione, grande cosa questo. Ho fatto una cosa che neanche io so come ho fatto, ma l'ho fatta. L'importante è questo. Ora qui, io esattamente... Dovrei andare, più o meno. Tanto la pianta carnivora, non so se ve l'ho fatto vedere, ma l'ho persa per strada. Cioè, si è persa da sola per strada. Vabbè, sono soddisfazioni anche queste. L'importante era perderla. Poi, vabbè. Ah, no, non in questo modo. Allora, ora ne ho due così. Aspetta, questo va giù, quindi lo devo abbandonare. Io però... Grandi in questo modo. Ok, abbiamo saltato nel punto giusto. Benissimo così. Poi... no, là no, perché vedo che si va nel vuoto. E qui saltiamo lungo, qui risaltiamo lungo, e qui ancora. Grande questo pezzo di parkour. Bello. Veramente bello questo pezzo di parkour. Io lo so che sto perdendo la stella, ma ci tenevo più a prendere grande quello piuttosto che tutto il resto. Stella, aiuto. Mi ero visto veramente male quando sono arrivato qui da questi... Marte il cubo, bellissimo! Buon Natale, ok. Stavo cercando di leggere, ma non ci riuscivo molto bene per via della velocità con cui stavo andando. Comunque, grazie mille! Buon Natale, buone feste a tutti quanti! Ovviamente io rinnovo sempre l'augurio. Anche se ormai Natale è passato, le feste però ancora no, quindi buone feste e buon ultimo dell'anno che sarà stasera per quando pubblicherò questo video, sempre se non ci saranno intoppi perché ultimamente la linea sta andando un po' a singhiozzi. In ogni caso, spero non ci siano intoppi e ce l'abbiamo fatta a finire anche questo livello di White. Quindi, allora, la stella te la metto perché vi è piaciuto veramente tanto, molto molto carino, molto frenetico, bello veloce, complimenti, da parkour, molto più da parkour, a parte quella parte dove c'è la piattaforma che insieme alle piante carnivore, quella è un po' più lenta, però per il resto veramente veramente carino e molto molto veloce come livello. Quindi io direi che per questo video ci possiamo salutare qui. Io ora l'altra volta, non mi ricordo, nello scorso video, cioè se nel, lo dico in italiano, se nel 111 ho salutato Andrea S e Simo K. Nel caso, un saluto a tutti e due e grazie per seguirmi, ovviamente. Nel caso, io, sai, non si sa mai. Comunque, vi rinnovo gli auguri per un buon fine anno e un buon anno nuovo, buon 2016 a tutti quanti, e vi ricordo, ovviamente, se vi va, di iscrivervi ai miei canali Facebook e Twitter, specialmente Facebook, almeno rimanete aggiornati sul fatto se faccio uscire, se riesco a far uscire video nella giornata, perché non dipende da me, io i video ce li avrei, è che non si uppano, quindi è un po' un problema, il problema è della linea. In ogni caso, se vi va, ovviamente trovate i link in descrizione, e sempre se vi va, seguitemi sul Miiverse e aggiungetemi a Steam. L'ID lo trovate sia del mid, se il, oggi proprio addio, l'ID del
Nintendo Network e di Steam li trovate entrambi in descrizione di questo e di tutti gli altri video del canale, quindi nessun problema, non li perdete. I miei livelli, visto che me lo chiedete in tanti, li trovate nella descrizione di tutti i video della serie di Super Mario Maker. Bastate che scorrete in basso e trovate anche tutti i miei livelli se li volete fare. Quindi ho visto che mi è stato chiesto diverse volte negli ultimi video, perciò io ve lo dico, almeno lo sapete. Quindi un saluto ancora a Access00, ancora buon auguri di buon anno a tutti quanti e alla prossima.